Ragazzi di Sport Club, ci siamo. Benvenuti alla seconda puntata della guida su Super Smash Bros. Ultimate. Io sono Loci e oggi parleremo di movimento, attacco e difesa. Come sempre vi ricordo che la puntata terrà come riferimento il GameCube controller, con lo schema impostato precedentemente. Detto questo, partiamo subito. Smash garantisce totale libertà di movimento, rendendolo unico nel suo genere. Pensate che è possibile addirittura rivolgere le spalle al proprio avversario, cosa che raramente succede in altri giochi di lotta. È talmente fuori dal comune il movimento che ha coniato da solo il termine Platform Fighter, un sottogenere di picchiaduro che contiene tutte le caratteristiche simili a Smash. Per semplicità suddivideremo i movimenti verticali da quelli orizzontali. Le basi del movimento verticale sono il salto, la caduta veloce e l'accovacciata. Il salto è l'opzione verticale per eccellenza, che permette di staccare i piedi da terra. Tutti i personaggi hanno un doppio salto e alcuni personaggi ne hanno tre o più, come Kirby, Meta Knight e King Dedede. Per saltare bisogna premere il tasto X o Y, oppure inclinare la levetta analogica verso l'alto. Quest'ultima metodologia si chiama Tap Jump ed è possibile disattivarla all'interno delle impostazioni. Personalmente lo tengo disattivato, ma è puramente soggettiva come cosa. È possibile controllare l'altezza del primo salto in base a quanto si tiene premuto il tasto. Toccandolo velocemente si otterrà uno short hop, un piccolo saltino. Tenendolo premuto invece si otterrà un full hop, un saltone. La caduta veloce, ovvero fast fall, è la seconda opzione di movimento verticale, che ci permette di atterrare più velocemente all'interno dello stage. Per farlo bisogna premere verso il basso la levetta analogica, durante l'arco di discesa del salto. Attenzione, è molto importante questo, perché se si prova a premere la levetta verso il basso durante l'arco di salita, non succederà nulla. Capirete di aver fatto un fast fall quando comparirà una piccola lucetta sopra il vostro personaggio. La covacciata, ovvero crouch, permette di abbassarsi per potenzialmente evitare determinati attacchi. L'utilità di questa mossa dipende da personaggio a personaggio e ci sono personaggi che riescono a schiacciarsi completamente per evitare qualsiasi attacco. Per accovacciarsi bisogna inclinare l'analogico sinistro verso il basso mentre si è a terra. Alcuni personaggi, a partire dalla accovacciata, dal crouch, possono effettuare un crawl, ovvero una strisciata, verso avanti o verso indietro. Soltanto alcuni personaggi possono farlo, come ad esempio Snake e Zero Suit Samus. Le opzioni di movimento orizzontale sono la camminata, lo scatto e la corsa. La camminata, ovvero walk, è l'opzione più lenta ma versatile. È possibile interrompere l'animazione della camminata con qualsiasi opzione di movimento, di difesa o di attacco, fatta eccezione per l'attacco in corsa. Per camminare basta premere leggermente l'analogico sinistro verso una qualsiasi direzione orizzontale. Lo scatto, ovvero dash, è l'opzione più veloce ma rischiosa. Non è infatti possibile proteggersi durante questa animazione, rendendosi potenzialmente vulnerabili a determinati attacchi. Per effettuare uno scatto bisogna premere velocemente una direzione laterale sull'analogico. Tenendo premuta la direzione, una volta finita l'animazione dello scatto, comincerà quella della corsa, ovvero run. Sia nella run che nel dash è possibile effettuare un attacco in corsa. Concludiamo questo capitolo per parlare di un'ultima opzione di movimento chiamata footstool. È una tecnica abbastanza avanzata, quindi ne riparleremo successivamente. Quello che vi interessa sapere per ora è che è possibile saltare sulla testa dell'avversario e usarlo come trampolino per avere un ulteriore salto. La meccanica principale di difesa è lo scudo, ovvero shield. Una bolla colorata che ricopre il proprio personaggio, che si rimpicciolisce sempre di più man mano che lo si consuma. Per scudare bisogna premere uno dei due grilletti, quindi R o L. È molto importante non consumare tutto lo scudo, altrimenti si entra in uno stato di shield break e quasi sicuramente perderete il vostro stock. L'unico modo per rigenerare lo scudo è semplicemente non utilizzarlo. Smash, come in ogni gioco di lotta, segue una logica carta, forbice, sasso, dove lo scudo batte gli attacchi ma perde dalle prese. C'è da fare una precisazione però. È vero che di base lo scudo batte l'attacco, ma ogni attacco che viene fatto sullo scudo contribuisce al suo consumo, con una cosa che si chiama shield damage. Esistono colpi in grado di rompere uno scudo intero con un solo colpo. Una tecnica avanzata di difesa è la parata perfetta, ovvero parry. Si effettua lasciando il tasto dello scudo nel momento esatto in cui si viene colpiti.
dando la possibilità di contrattaccare con una propria mossa. Altre opzioni di difesa sono le schivate, che permettono di guadagnare una manciata di frame di invulnerabilità. Esistono diversi tipi di schivata: quella sul posto, quella laterale, chiamata rotolata, e quella aerea. La schivata sul posto, chiamata spot dodge, come suggerisce il nome, permette di schivare un attacco rimanendo fermi sulla propria posizione. In questo modo è possibile contrattaccare successivamente. La rotolata, ovvero roll, è una schivata laterale che può essere fatta verso avanti o verso dietro. È molto utile per sfuggire a delle situazioni scomode. Attenzione però, ad ogni rotolata effettuata, la prossima sarà più lenta di quella precedente, rendendo più facile il compito all'avversario di punirvi. Quindi non abusatene. Quando siete in aria e il vostro avversario è a terra, comincia un minigioco in cui il vostro compito è quello di atterrare sullo stage nel modo più safe possibile, cercando di non prendere ulteriori danni, ma soprattutto di non essere rispediti in aria, subendo quindi quello che si chiama un juggle. L'invincibilità garantita dalla schivata aerea può essere utile per evitare un attacco e, contemporaneamente, atterrare sullo stage. È possibile comandare la direzione della schivata aerea creando quindi un directional air dodge. Utilizzare questa tecnica off stage, cioè fuori dallo scenario, può essere fatale perché per un secondo intero il vostro personaggio risulterà inutilizzabile, quindi state attenti. Le opzioni offensive possono essere raggruppate in 5 categorie. Abbiamo gli attacchi potenti, gli attacchi speciali, gli attacchi aerei, gli attacchi normali e le prese. In questo capitolo capirete quali sono i vantaggi dell'utilizzare una terminologia inglese. Gli attacchi potenti, ovvero smash, si effettuano inclinando completamente l'analogico verso una direzione e premendo contemporaneamente il tasto A. In base alla direzione scelta possiamo avere up smash, attacco potente verso l'alto, down smash, attacco potente verso il basso, forward smash o side smash, attacco potente laterale. Gli attacchi normali, ovvero tilt, si effettuano inclinando leggermente l'analogico verso una qualsiasi direzione e premendo il tasto A. Occhio perché la parola chiave è leggermente. Molto spesso i giocatori nuovi non sanno nemmeno dell'esistenza di questa tipologia di attacco e il fatto che siano abbastanza difficili da eseguire di certo non aiuta. Ed è proprio per questo motivo che nel primo episodio vi ho fatto cambiare le impostazioni del controller per cambiare il C-Stick in attacco normale. In questo modo basterà semplicemente inclinare il C-Stick verso una qualsiasi direzione per effettuare un tilt. In base alla direzione premuta possiamo avere up tilt, attacco normale verso l'alto, down tilt, attacco normale verso il basso, forward tilt o side tilt, attacco normale laterale. E infine abbiamo la jab, che è un attacco normale senza alcuna direzione. La jab si effettua quindi premendo soltanto il tasto A e in base al proprio personaggio si può avere una jab combo premendo ripetutamente il tasto. Gli attacchi aerei, ovvero aerial, vengono effettuati premendo una qualsiasi direzione più il tasto A mentre si è in aria, o molto più semplicemente premendo il C-Stick in una qualsiasi direzione. Anche qui, in base alla direzione premuta, possiamo avere up air, attacco aereo verso l'alto, down air, attacco aereo verso il basso, forward air, attacco aereo verso avanti, back air, attacco aereo verso dietro e neutral air, attacco aereo senza direzione. Anche qui effettuato premendo soltanto il tasto A. Con queste categorie abbiamo concluso gli attacchi che si effettuano premendo il tasto A. Ora passiamo agli attacchi speciali, che si effettuano premendo il tasto B, più una direzione dell'analogico. In base alla direzione possiamo avere up special, attacco speciale verso l'alto, down special, attacco speciale verso il basso, side special, attacco speciale laterale e neutral special, attacco speciale senza direzione, che si effettua quindi premendo soltanto il tasto B. Due piccole note. È possibile effettuare un attacco speciale sia a terra che in aria e generalmente l'up B è una mossa che viene utilizzata per recuperare sullo stage. L'ultima categoria è quella delle prese. Su Smash le prese si fanno in due tempi. C'è la prima fase di presa, chiamata grab, e la seconda fase che è quella di lancio, ovvero throw. Per effettuare una grab bisogna premere il tasto Z e poi inclinare l'analogico su una qualsiasi direzione per lanciare l'avversario. In base alla direzione scelta abbiamo up throw, lancio verso l'alto, down throw, lancio verso il basso, forward throw, lancio verso avanti e back throw, lancio verso dietro. È possibile colpire ripetutamente l'avversario tra la presa e il lancio premendo continuamente il tasto A, effettuando un attacco che si chiama pummel. Il bello di Smash è che non si smette mai di imparare.
Considerando che ogni personaggio ha circa 20 mosse e ci sono più di 80 personaggi, si arriva ad avere più di 1700 mosse, ognuna con le proprie caratteristiche. È molto importante quindi sottolineare un concetto: non è necessario imparare tutto prima di cominciare a giocare. Questo richiederebbe davvero troppo tempo e perdereste interesse nel gioco ancor prima di passare alla pratica. Un buon giocatore di picchiaduro è colui che studia superficialmente il gioco per entrare subito in battaglia. Inevitabilmente commetterà degli errori e per questo tornerà a studiare più approfonditamente una determinata situazione per non commettere gli stessi errori in futuro. Non avere paura di sbagliare, perché una perdita può risultare comunque una vittoria nel momento in cui sei riuscito ad imparare qualcosa di nuovo del gioco. Ci vediamo nel prossimo episodio dove parleremo di sopravvivenza e di stage. Alla prossima!